Ciao belli. Sì a cognome della madre e a figli. La Cassazione dice che i tempi sono maturi. I giudici della Cassazione aprono al cognome materno ai figli legittimi nel caso in cui ci sia piena concordia dei genitori. Entra in azione Roberto Porchera. Pronto? La signora Chiappa? Sì? Ah, buongiorno signora Chiappa, sono Roberto Ferrari, mi sente? Sì, ma... Cioè, vende qualcosa? No, io non vendo niente, signora. Volevo confermarle allora che adesso può cambiare il cognome se vuole. Può prendere il cognome della mamma. Io non mi interessa, cioè quello mio mi basta questo. Tiene Chiappa, quindi? No, io non so Chiappa. Ah, non è Chiappa lei? Io sono... No, Chiappa è mio marito. Ah, lei è in Chiappa? Eh sì. Perciò mi basta quello mio, mi piace. Sì? Ah, buongiorno, signor Pirla? Sì. Ah, buongiorno, sono Roberto Ferrari, sai, volevo dirle che allora adesso la Cassazione ha detto che i tempi sono maturi per cambiare il cognome e prendere magari quello della mamma, se magari Pirla le dà un po' fastidio. No, va bene così. Pirla le piace, Pirla? Sì. Ah, ho capito, vabbè, contento lei. Si Ciao. Tenga Pirla, vabbè. Ciao. Salve, Pirla. Chi è che vuole cambiare il cognome? Troia chi? È una Troia, non so, è una... No, come... io faccio di marito che fa Troia. Ah, il suo marito Troia? Ma io ho posto sempre il mio cognome comunque. Quindi lei è in Troia? Eh. Ho capito, quindi l'ha acquisito. Quindi non lo so chi è questa persona che vuole cambiare. Quindi lei non è Troia? Come? Lei non è Troia in realtà. È mio marito che fa Troia. Ho capito. Lei è diventata Troia dopo, in pratica? Dopo che si è sposata è diventata Troia. Non lo so. Pronto? Signor Finocchio? Sì, sono il figlio. Ah, è Finocchietto lei. Ah, buongiorno, volevo comunicarle praticamente che può cambiare il cognome il papà, eh? Sì. Prendere quello della mamma, no? Che io l'avevo chiamato un po' di tempo fa per dirglielo, che c'era questa opportunità. La Cassazione ha detto che i tempi sono maturi, eh? Sì? Sì. Capito. Come si chiama sua nonna? Mia nonna? Sì. Miani. Ecco, è meglio Miani che Finocchio, mi scusi, eh? Sì. Sì. È la signora Zoccola? Sì. Ah, buongiorno signora Zoccola, io l'avevo già chiamata, sono Roberto Ferrari. Si ricorda per il cognome, per il cambio di cognome? Adesso è confermato e la Cassazione ha detto che può cambiare il cognome, eh? Ma guardi che si italia, eh? Non è Zoccola lei? Ma sì, sono Zoccola, ma... Non lo vuole cambiare il cognome? Non lo voleva cambiare? No. Perché adesso può prendere il cognome della mamma, la Cassazione ha detto ok, eh? Ma che Zoccola? Non so. Il nome. Lei come si chiama di nome? E lui come, che cosa cerca? Io sono Roberto Ferrari, cognomologo, le spiego. Io l'avevo chiamata tempo fa e ho detto, così ha visto la signora Zoccola che può cambiare. Ah, ma guardi che non è questo Zoccola. No? No. Allora deve essere un'altra Zoccola, mi scusi, mi sono sbagliato. Ma che Zoccola cerca? Pronto? La signora Fregna? Sì? Ah, buongiorno signora Fregna. Senta, volevo comunicarle ufficialmente che allora, come dicevo tempo fa, il cognome adesso si può cambiare. Può prendere quello della mamma se vuole, eh? La Cassazione ma ha detto che scusa, va bene. Ma io non ho mai chiesto niente, ma con chi crede di parlare? Io non ho capito un tubo. Non è la signora Fregna lei? No, ha sbagliato. Ah, non è Fregna? No. Non è lei? Rita vaffanculo. Ha cambiato cognome? Non è che è migliorato. Avete ascoltato il sondaggio di Roberto Ferrari. Ah, Roberto Ferrari. Appuntamento a domani. Cornuto. Ma perché, signor?